Ecco, questo è il problema. Il problema che io ho detto ai ragazzi martedì, la prima cosa che gli ho detto è proprio di essere molto molto attenti a non avere dei cali di tensione in questa settimana. Perché è chiaro che in questo momento qui può sembrare che abbiamo fatto il risultato e quindi magari sembrare un impegno facile domenica, mentre invece è tutto il contrario. Tutto il contrario perché se abbassiamo un pochettino di attenzione si fa fatica contro chiunque, contro qualsiasi squadra, contro qualsiasi avversario, al di là della forza che può avere l'avversario. E oltre a questo poi c'è da dire che ho visionato un pochettino le partite di questa squadra. Ed è una squadra che è vero che ha 2 punti, però secondo me è molto in credito con la fortuna, perché a Cosenza non doveva perdere e con il Melfi magari hanno pareggiato, ma forse meritavano qualche cosa in più e quindi è da tenere in grande considerazione questa avversaria. Ovviamente magari ripartire dalla personalità che si è vista con Gipolisi. Ma diciamo che io chiederò, già l'ho chiesto alla squadra, una prova di maturità. Una prova di maturità nel senso che dobbiamo vedere se siamo bravi a mantenere quella cattiveria, quell'approccio alla partita, quelle attenzioni giuste sulle cose da fare in campo anche domenica. Perché più passa il tempo, più dobbiamo consolidare, più dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti. Mister, te li aspetti come hanno giocato ultimamente con 2 punti e più un trequartista, cioè così spigliati? Sì, loro hanno questa grande capacità di giocare molto la palla, hanno un gioco corale di squadra, una squadra molto ben organizzata sotto l'aspetto del possesso palla. E secondo me possono anche fare un 4-4-2. Loro io li ho visti sempre con un 4-3-1-2, però secondo me possono anche venire a fare un 4-4-2, quindi noi prepareremo tutte e due le soluzioni per cercare un pochettino di curare un po' tutti gli aspetti, però è chiaro che le loro caratteristiche di base è proprio quello di essere una squadra che gioca molto propositiva in fase di possesso palla, concedono qualche cosa magari in fase difensiva, però noi dobbiamo essere bravi, diciamo, a non farli giocare, altrimenti avremo delle difficoltà sicuramente. La chiave tecnica, esclusivamente tecnica, come va interpretata questa gara? Ma noi dobbiamo essere bravi a svolgere sempre il nostro lavoro. Il nostro lavoro con grande aggressività, con grande velocità e soprattutto quello spirito di squadra che la squadra deve volere il risultato. È chiaro che poi dobbiamo avere degli accorgimenti sotto l'aspetto proprio tattico, perché per esempio il 4-3-1-2, se giocano così, non l'abbiamo ancora mai incontrato. C'è da tener conto, diciamo, del lavoro tra le linee che è molto molto bravo. Dobbiamo essere molto attenti a non concedere dei calci di punizione perché loro sono molto bravi nel calciarlo. Quindi diciamo che è una partita che c'ha dietro l'angolo delle insidie molto importanti. Quindi è chiaro che dobbiamo tirar fuori una prestazione importante. Arcuri che è dietro, chiaramente, e Lulli che rientra, e tenuto conto che Cenciarelli e Pacini a pochi punti hanno fatto molto bene, che orientamento hai? Questa è la domanda più difficile che mi aspettavo oggi, perché è chiaro che in questo momento qua sono in difficoltà, perché effettivamente Pacini viene da 2 partite e 2 vittorie. Voglio dire, poi Lulli viene da una vittoria e praticamente poi ha preso la squalifica. Cenciarelli viene da una vittoria. È chiaro che in questo momento qua non solo loro, ma anche per quanto riguarda gli esterni, per quanto riguarda la punta, ci sono delle scelte importanti che dovrò fare, ma sicuramente lo farò per delle piccolezze, per delle cose che, diciamo, per delle sfumature, magari per delle caratteristiche particolari, perché se devo scegliere in base al rendimento in questo momento qua, ma per eccesso, perché hanno fatto bene un pochettino tutti, è chiaro che vado in grande difficoltà. Al fianco di Dimas,
Ecco, l'ho appena detto che c'è anche lì da fare delle valutazioni importanti perché Casolla domenica ha giocato e ha fatto molto bene, Gaeta è entrato e ha lavorato per due persone, Patierno questa settimana si è allenato molto bene, quindi è chiaro che anche lì Dimas è entrato e diciamo, ha portato il suo rendimento alla partita in modo importante domenica. Quindi effettivamente anche lì scegliere, ad oggi ancora sono veramente in grande difficoltà. Faremo allenamento oggi, domani mattina, vediamo un pochettino se tutto va come deve andare e poi è chiaro che io poi domenica mattina dovrò fare queste scelte. Potrebbe essere la conferma di Casolla con Dimas punta più avanzata? Sì, le alternative può essere questa, ma può essere anche Gaeta. Con Casolla, con Dimas dietro e può essere anche il discorso di Patierno che è da tenere in considerazione che lui ha fatto un precampionato importante e magari ha avuto dei problemi la settimana scorsa però adesso ha fatto una settimana importante però insomma ecco ci voglio dormire un altro paio di notti. A me è ormai molto fredda, sei più arrabbiato per l'espulsione di Bernardo o per il fatto che il giocatore, come ha sottolineato in settimana il direttore sportivo, sia andato a pressare il difensore? Allora, il discorso delle espulsioni sono episodi, perché non è una cosa sistematica. Noi abbiamo un tipo di atteggiamento di squadra, non individuale, ma di squadra che porta... diciamo alla copertura della palla, porta all'aggressione dell'avversario e quindi diciamo che è in preventivo un pochettino diciamo, di questi problemi. Però io se vado a ritornare un pochettino a ritroso, la doppia ammonizione di Cenciarelli diciamo, ad Aversa, la doppia ammonizione di Lulli con il Foggia e l'espulsione diciamo per un gesto un po' istintivo, un po' ingenuo da parte di Bernardo, insomma sono cose che effettivamente sono degli episodi, dei casi che secondo me non si ripetono, perché è chiaro che adesso avremmo fatto anche tesoro magari di questa un po' esagerata aggressività. Dell'arrivo di alcuni sei Sono soddisfatto perché è un ragazzo molto disponibile, un ragazzo che si è messo a disposizione, e lui viene da 2-3 mesi di inattività, che si è allenato da solo, adesso deve capire un pochettino i meccanismi nostri di squadra, però è un giocatore tonico, un giocatore diciamo, che ha voglia, che ha motivazione, che è quello alla base di qualsiasi scelta su ogni giocatore che dovevamo prendere. Quanto è vicino? Ma guarda, è chiaro che diciamo che in questo momento qua lo voglio ancora prima vedere su una partita ufficiale, perché è chiaro che io adesso ho in mente 2 giorni di allenamento che lui li ha fatti molto bene, con grande sacrificio, e praticamente a livello atletico ha faticato il doppio degli altri perché effettivamente si vede che non è allenato, però penso che sia un giocatore che ci darà una mano importante. Si è parlato molto dell'imbattibilità della difesa della porta del Teramo finora. Pensi che questa sia la caratteristica da preservare anche per costruire i risultati futuri? Allora, proprio in base a quello che hai appena detto, martedì ho detto alla squadra che bisogna fare un gol di più dell'avversario, perché domenica... Dopo tutto quello che si è detto, un gol sicuramente lo prenderemo. Quindi, certo, quindi diciamo così, no, dovremmo stare molto molto attenti a fare la nostra partita, spero di non prenderla, però è chiaro che anche lì prima o poi si prende il gol, ma noi dobbiamo essere bravi a farne sempre uno di più degli avversari.